Salve a tutti, sono un gamer e bentornati su Star Wars Jedi Fallen Order. Oggi finalmente otteniamo la doppia spada laser e torniamo su Kashyyyk per cercare di trovare una volta per tutte Tarful, ma invece finiamo in una pericolosa ed inquietante foresta piena di strane piante. Buona visione! Perfetto, riprendiamo l'episodio da dove l'avevamo interrotto. Eravamo stati catturati e poi imprigionati e costretti a combattere in un'arena clandestina. Ma per fortuna il nostro Cal aveva vinto la battaglia ed era stato salvato all'ultimo, eccolo lì, dalla Mantis e dai suoi compagni di viaggio. Oh, meno male. Signore, è stato un piacere combattere per lei. Purtroppo io ho una missione da compiere. Arrivederci e alla prossima. Meno male che sono arrivati a salvarmi, altrimenti non so quanto sarei potuto andare avanti, in effetti. Sì, era un asteroide alla fine, vedete, avevo ragione. Ehi, Grease. Sei famoso lì? Sì, abbastanza. Sì, lo sono, ma quella è cent'anni. Ma dai? Sono di olio di droide usato, ma ve la siete cavata. Sì, una complicazione che si poteva evitare. Abbiamo avuto fortuna. Abbiamo un'altra complicazione. L'impero sa dell'Holocron. Brutto affare. Adesso l'intera missione è compromessa. E ho fatto una bella chiacchierata con la seconda sorella. Oh, voglio vedere cosa Trilla ci racconta adesso. Trilla? Trilla? Non conosco nessuna Trilla io. Che cosa ti ha detto? Mi ha detto che l'hai tradita con l'impero. È vero? Direbbe qualsiasi cosa per sabotare la missione. È vero? Guarda come si para il culo. Trilla era la mia apprendista. Quindi? Prima dell'epurazione. Avresti dovuto dirmelo. È in arrivo un messaggio criptato da Kashyyyk. Oh, hanno trovato Tarful finalmente. Signori, abbiamo una missione da compiere. Diamo la priorità a quella. Mari. Cal, abbiamo trovato Tarful e vuole incontrarlo. Oh, finalmente. Ma non è tutto. L'impero ha invaso la nostra posizione alla raffineria. Che cocchio, ragazzi. So ha lasciato il pianeta. Pure. Alcuni di noi si sono uniti ai guerrieri Wookiee nelle foreste. Fa attenzione. Anche tu. Ragazzi, conquistare quella raffineria mi ha richiesto ben un quarto d'ora del mio tempo, eh. Allora siamo pronti e questa volta andrà tutto bene. No, non lo dire, Grease, porta sfiga a dirlo. Ma non guardi i miei episodi di Ark. Ma porca, di quelli per porca. Ehi, ragazzo. Chi è? Ah, oddio, che brutto. Ciao, Grease. Devo parlarti. Sì, ma potevi lasciarmi dormire? Devo parlarti. Non so cosa è successo tra te e lei. Immagino si tratti di una questione fra Jedi, ma... non penso che sia il momento giusto per questo. Non sono affari tuoi. No, poverino, ci è rimasto male. Io penso di sì, invece. Noi siamo una squadra, non è vero? In effetti. Una strana squadra, ma comunque una squadra. A causa di un mio errore, hai rischiato di essere ucciso. Vabbè, nessuno poteva prevederlo. Mi dispiace. Onesto, credevo fosse una persona più fredda, invece. Ragazzo, tutti commettiamo degli errori. Magari non tu. E anche lui ne ha fatte di boiate, eh. Errori di gioventù, però. Perché non le dai un po' di tregua? Non ti dico di farlo per me, anche se voi due siete la cosa migliore che mi è capitata nella vita. Prima del vostro arrivo, mi interessava solo avere una buona mano a Sabacc. Adoro quel gioco. Lo so bene. Prima del vostro arrivo, io pensavo solo a me stesso. E al denaro. Beh, non lo davi a notare, guarda. Popo no. Ora è tutto diverso. Ah, si è legato agli altri, che carina. Perfetto, possiamo scegliere una nuova destinazione per il nostro viaggio. Vediamo un po', potremmo andare direttamente. Ho viste nascoste su Bogano. Tornare lì sarebbe una buona idea. Era quello che stavo per dire 10 secondi. Allora, potremmo andare eventualmente su Kashyyyk e proseguire con la trama, oppure fare una piccola deviazione e andare effettivamente su Bogano a recuperare la doppia spada laser. Che io doppia intendevo due spade laser separate, che dovrebbe essere effettivamente sull'altro pianeta, quello rosso di Sith. Quale? Non ho sentito nulla, ma la meditazione mi aiuta a ignorare molte distrazioni. Non so, non è un rumore tipico della Mantis. Sembrava provenire dall'interno. Io l'ho sentito effettivamente. Deve essere molto piccolo, Grease. La nave non è così grande. Sì, può darsi. Ultimamente è sparito. Ah, ok, è la creatura che abbiamo recuperato l'altra volta. I droidi puzzano. Non mi risulta, ma di sicuro non mangiano. Ho la vaghissima impressione che Cal si sia dimenticato di avvertire i suoi compagni di viaggio dell'animale che abbiamo recuperato ancora su Bogano. Ma vabbè, dettaglio. Se qualcuno mi domanda qualcosa farò finta di non saperne nulla e lo adottiamo tanterrimo. Ma bando alle ciance. Ed eccoci ancora una volta ritornati su Bogano. Allora, da quello che mi avete detto nei commenti, devo ritornare alla zona dell'officina abbandonata. Ci siamo stati lo scorso episodio ed è lì che ho ritrovato
uno degli stem. Quindi la zona giusta in teoria c'era una porta qua a sinistra che non ero riuscito ad aprire. Perfetto, perché BD1 ancora non aveva sbloccato il potenziamento. Uilala, buongiorno. Che cavolo di animaletti sono letteralmente dovunque. Ma vabbè, dettagli. Un'ulteriore essenza della forza ottenuta. Perfetto. Se ne trovo altre due dovrei riuscire a potenziarmi ulteriormente. Qui abbiamo una scansione di BD, vediamo un po'. Amico mio, dica. Mi sono precipitato a Coruscant per presentare le mie scoperte al consiglio. Sì, mi ha lasciato un messaggio un pochettino a metà, ma vabbè, dettagli. Oh, ecco qua il banco da lavoro, vediamo un po' se riusciamo ad ottenere la suddetta doppia spada laser. Di Cordova. Ok. Anche se non l'ho mai conosciuto, è rassicurante. Hai ragione, questo posto è speciale. Questo posto è abbandonato da parecchio, direi. L'ho aggiunto alla mia spada. Voglio un pezzo di lui con noi. Beh, effettivamente fa parte anche lui della battaglia che stiamo portando avanti. Ok. E ok, adesso ragioniamo. Non male proprio per niente. Con questa dovremmo riuscire a fare un bel po' di danni. Presumo che probabilmente saremo o più lenti o altro. Spada laser a doppia lama. La spada laser a doppia lama è eccellente contro gli assembramenti di nemici. Usa l'attacco della forza per sopraffare e sfoltire grandi gruppi. Continua a bloccare dopo essere riuscito a deflettere un colpo di blaster per deflettere altri colpi verso i nemici. Dovrò imparare ad utilizzarla in effetti. Ok, quindi con C cambiamo il tipo di spada laser. Ehi, aspetta, mi raccordo questi ratti nemici adesso. Oh, è molto potente. Da dove arrivano sti cosi? Di solito ci vuole molto più tempo a far fuori sti cavolo di animaletti. Ok, bene bene bene. Direi che è giunto il momento di tornare su Kashyyyk. Questa nuova Elsa si tornerà davvero molto utile. Lo sai, con voi due l'azione non manca, ma mi esalto a guardare gli incontri. Ma va? Basta che non ridiventi un vizio. Certo, figuriamoci. Ora guardo e basta. Con le scommesse io ho chiuso. Sicuro? Sì, lo faccio per divertimento. Non c'è niente di meglio che guardare due bestioni che si scontrano. Mosse da paura e forza bruta. Ok. Non sono turbata da questo entusiasmo per qualcosa di così barbarico. Ma lascia che si diverta sto povero Cristo. Sì, è vero, io non lo nego. Totalmente barbarico, eppure così divertente. Cere, io ho capito che siamo Jedi, ma togliti un po' la spada laser dal culo, santo cielo, ragazza mia. Ci credo che poi vai a tradire e a vendere i Padawan all'impero. Allora, presumo che la situazione su Kashyyyk sia ovviamente precipitata dopo che l'impero ha soppresso la ribellione. E senza Saw Gerrera a difenderli, presumo che siano rimasti pochi partigiani, e smettete di chiamarli ribelli, effettivamente, a cercare di fermare l'avanzata. Quindi ancora una volta dobbiamo salvare noi la giornata. Partigiani, non vi preoccupate, Cal è arrivata a salvare la giornata. Partigiani, partigiani. Oh, sono tutti morti. E vabbè, non importa. Allora, vediamo di ascoltare questo eco. Magari ci farà sapere cosa diavolo è accaduto. Quello è chiaramente un casco di partigiani. Di solito non... Oh no, è passata Trilla. ...contro dei ribelli. Ma sto cercando un Padawan Jedi. Ma chi sarà mai questo Padawan Jedi? E so che lui è stato qui. Oh, quindi è scesa qui per cercarci. Tutti voi. Signora, però che pause fra una frase e quell'altra? Dovrete soffrire. Oh, piccoli sadici crescono e avrà trucidato tutti i poveri partigiani. Oh, beh, comunque anche sono morti parecchi soldati dell'impero, non c'è che dire. Allora, ho un po' di casse da cercare in giro. Mi avete detto che mi sono dimenticato di sbloccarle qua all'inizio. Allora, sulla prima abbiamo trovato una nuova skin per BD1. E un'altra mi pare di averla vista qua in parte al camminatore che qualcuno ha distrutto. Non so chi sia stato, io non c'ero, ok? E all'interno ci sarà il classico poncho, scommetto, vediamo un po'. Poncho della versione foresta pluviale. Ah, siccome in molti mi domandano di personalizzare la spada laser e il resto, ragazzi, l'ho già detto, sono solo modifiche estetiche. E quel poco che otteniamo sono solo dei poncho per Cal. E onestamente sono uno più brutto di quell'altro. Non mi piacciono i poncho. Abbiamo qualche colorazione per BD1. Oddio, aspetta, aspetta, che verde non è male. Dai che gli sta anche abbastanza bene, fa pandan con la foresta. Mentre invece per la mantis, che l'avevo fatta blu da BD, abbiamo occultamento, willa serissimo, caccia stellare, oppure carisma. Oddio, anche carisma che è leggermente dorato non mi dispiace. A posto ragazzi, la spada laser non sto a modificarla. Come ho detto, cambia solo due colori, due robette. Allora, dobbiamo praticamente ritornare alla raffineria che è stata riconquistata dall'impero. E da una delle porte posteriori accedere in teoria alla foresta che si trova dietro di essa. Ok, sarà un bel viaggetto. Per fortuna sei sano e salvo. Scusa se non sono arrivato prima, ma voglio ancora salvare Kashyyyk. Qui è pericoloso. Saw se n'è già andato. Le perdite sono troppe.
No, senza di voi, i Wookiee resteranno soli. No, Mari resterà con Choisik e Tarful. Alcuni dei nostri sono andati con loro. E tu? Mia figlia ha già perso un genitore. No, io povera. Non posso restare, ma troverò un altro modo per contribuire alla causa con gli altri. Sii prudente. Che poi si parlano come fossero amici. Io sto tizio non l'ho mai vista prima. Ma vabbè, dettagli. Cioè, So praticamente ha abbandonato tutti. Ma aspetta, che qui c'era effettivamente del potere che potevamo sbloccare. L'altra volta non lo potevo fare perché non potevo salire attraverso le corde, ma questa volta invece non c'è nessun problema. Perfetto, abbiamo ottenuto un'altra essenza della forza. Mi manca un ultimo frammento e praticamente Cal potrà usare la forza per più volte. Perfetto, per nostra fortuna l'altra volta avevamo sbloccato questo ascensore, che funge praticamente da scorciatoia per raggiungere la raffineria in pochissimi secondi. E doveva riportarci sul tetto della struttura dove avevamo affrontato gli imperiali. Sì, guarda che roba, se ne sono andati tutti, sono fuggiti da nazione. Ok, se ho letto bene la mappa, in teoria quella porta dovrebbe portarci... Wow, che succede? Buongiorno, da dove? Il signor Chonks? Buongiorno, signor... Vabbè, sono in due, buoni, potrebbe essere un bel problemone. Questi sono armati addirittura di granate. Ma mi prendi in giro? Non vedo niente. Ma porco cane, guarda che delle granate stordenti. E anche lo scudo, anche una fetta di chiurlo. Mo basta veramente però, ok, lo stiamo offrendo parecchio. Non vedo niente. Rallentone e contrattaccone pesante. No, vabbè, con la nuova spada laser siamo iperpotenti. Chi diavolo sono sti due tizi? Non li ho mai incontrati prima d'ora. Signore, ha rotto le scatole lei con quel blaster? Venga qua, porca di quelli per porca, la coppia più bella del mondo, ok? Marito e moglie. Oh, sei in un bel punto. Più indietro, ancora più indietro. Ok, spinta di sotto. Perfetto, scusi, ha perso il coniuge. Quindi la rossa sconfitta e ora mi resti solamente tu. Ok, ma dimmi te, Sir Chog sconfitto. E la moglie purtroppo non gliela possiamo scansionare, purtroppo. I cacciatori di taglie. Ma mi prendi in giro? Allora, prima di andare in esplorazione vediamo di riposare, così recuperiamo anche gli stem utilizzati. Ma soprattutto abbiamo ben due punti abilità da spendere. Li investirei magari in difesa. Possiamo o aumentare la salute di Cal oppure migliorare gli steam. Ecco, questo non mi dispiace. Se ci danno più vita effettivamente ne dovremmo utilizzare di meno. Visto che i nemici stanno diventando sempre più forti, mi sembra la tattica migliore. Allora, se ho letto bene la cartina, in teoria dovremmo uscire da questa porta per poter raggiungere effettivamente il retro della struttura. Oh, aspetta, questo lo possiamo abbassare e possiamo recuperare anche del potere. Cal, dica. Sir mi ha dato la tua frequenza. Mari, stai bene? E abbiamo ottenuto un'essenza della vita, perfetto. Mirianna ti ha dato le coordinate per il ritrovo. Sì, sto arrivando. È la stessa cosa che ho detto io. Ma avremo poco tempo, l'impero ci sta cercando. Ma va? A me lo dici, l'impero ci sta cercando. Porca di quelli per porca. Ok, buongiorno, nuova parte della mappa. Ci stiamo pian pianino avvicinando all'albero di Avatar, come potete vedere. Allora, facciamo attenzione perché qua se voli di sotto mi sa che ci si muore male male. E sicuramente incontreremo anche delle nuove creature. Allora, dobbiamo arrivare almeno là in fondo. Quelli sembrano veloci. Quelli cosa? Allora, vedo dei soldati imperiali laggiù e... Oh! Presumo che si riferisca a quelle creature. Aspetta un secondo, no, devo tirare giù il ponte. E abbiamo trovato un Mikal. Ragazzi, per la 190esima volta non posso farvi vedere le schede tecniche, perché quando le apro il mio programma di editing video, non so perché, impazzisce malo malo e mi causa problemi in montaggio. Allora, dobbiamo rientrare per adesso all'interno della raffineria usando le liane. Piano, Cal, che non vogliamo di sotto. Oddio, c'è un camminatore distrutto là in fondo sulla sinistra. Ok, Oh, ci hanno già individuato, ragazzi. Arrivo, portate pazienza. Eccomi qua, attaccone dall'alto. Ok. Sembra che facciano molta più difficoltà, ora che noto bene, a parare i miei attacchi. Oh, ok, aspetta che c'è un sacco di gente là sotto. Arriva il cubacchione di turno. E scherzone. Ok, perfetto, fatto fuori, ottimo. No, signore. Vai di forza, Cal, vai di forza. No, non volevo sparare a lui, ok. E ora forza su di lui. Olè. A posto. No, da dove mi arrivi te? Stati buono, porca di quella iperporca. No, ancora riescono a parare decentemente in effetti. Signore, basta minchiate. Venga qua e trapassone con la lama. Oh, come è giusto che sia. Oh, c'è altra gente anche là davanti. Vai, Cal, veloce. Non adesso, signore. Porca di quella iperporca. Aspetti mezzo secondo e scherzone anche a lei. A posto, facciamo attenzione. Oh no. No, non mi hai visto? Non mi hai visto, non ci sono. Se non mi vedi, non esisto. Il signore non mi insegue nemmeno, scusi. Intanto che lei non mi insegue, io vedo magari di aprire qualche scorciatoia. Perfetto.
Ah, ho capito dove siamo. Allora, nel frattempo abbiamo sbloccato un'altra Elsa per la spada, ma questo è un ascensore che ci permetteva di ritornare alla zona dove combattevamo quei ribelli, dove abbiamo liberato effettivamente i Wookiee. Oh, oh, è armato di blaster, porco cane. Ma ha fatto malerimo, allora rallentone e attaccone. Questo non è molto forte, in effetti. Andiamo a cercare di buttarlo di sotto, che non sarebbe male. Ok, bravo signore, mi resti lì. No, un po' più a sinistra. Ho detto un po' più a sinistra. E che cocchio. A posto, problema risolto. Bravo Bitino, aprimi la porta. E mi sa che ci stiamo pian pianino avvicinando sempre di più all'albero. Oddio. Oddio, molto naturalistica come zona. Aspetta che il signore non mi ha visto. Aspetta che il signore non mi ha visto. E quella lumaca che cos'è? Cos'è una lumaca con le corna? Ma mi prendi in giro? Cos'è sta creatura immonda? Ok, facciamola fuori molto rapidamente. Bani, bani. Porco cane, chi è che mi sta sparando? Aia, pure coi lanciamissili. Mi pare un po' eccessivo, ragazzi. No, 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 no. Oh, si è preso da solo. Perfetto, signore. Lo posso spingere di sotto quel tizio? Che cacchio. È 3 ore che spara con lanciamissili. Cos'è sta lumaca? Ma è orribile, non l'avevo mai incontrata fino adesso. Ed è effettivamente una Slig. Ah, mi hanno fatto malissimo peraltro. Oddio, là la stanno bombardando di brutto. Ok, allora intanto che l'attaccano arriva il Delon Gamer. No, volevo ciullargli la kill. No, a me non mi attacchi, bastardone. Maledetti rompiscatole. Ragazzi, non sparate. Ragazzi, non sparate con lanciamissili, che è pericolosissimo. Qualcuno potrebbe farsi male. Che fai? Ma mi picchi con lanciamissili? Ma vai via, barbone, per favore, avanti, su. Va, che spettacolo di posto per davvero, però, eh. Hanno fatto un ottimo lavoro con questa mappa. Oh, no. Sto finendo in una palude. Ah, ma che schifo. E olè. Ah, no, era acqua. Porco cane, credo di farmi male per un secondo. Perfetto, nel frattempo ho trovato un bel po' di casse. Una con un nuovo materiale, il crodio per la spada laser. Una nuova Elsa. Mentre invece qui abbiamo trovato il poncho guardiano. Ma basta con i poncho. Cal, c'hai un problema, è una seria ossessione, santo cielo. E direi che dobbiamo entrare in questa grotta. Oh oh, è assolutamente non inquietante. Ah, che schifo, ci sono gli insetti esplosivi. Occhio, 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 occhio. Vediamo di fare reazione catena appena possibile. Oh, sono molto più resistenti degli altri. Questi ci vogliono 2 colpi per riuscire a farli fuori. Oh mio Dio, sto posto è decisamente molto buio. Per fortuna che abbiamo 2 spade laser e quindi dovrebbero fare più luce. Lag, non adesso. Decisamente non è il momento. Oh, attenzione, perfetto. Oddio, cos'è sta zona? Qualcosa profuma. Che cos'è? Ma mi prendi in giro? Dove siamo finiti? Ah, questa pianta davanti un attimino mi inquieta. Oh, si chiude su se stessa quando rileva qualcosa. Quindi devo praticamente passarci sopra e levarmi di qua molto in fretta. No, no, la giungla tentacolare, no. Quel signore c'è morto malissimo. Signore, tutto bene? Lo prendo come un no. Ma vai via, maledetto insettaccio. Puzza via. Ok, BD mi ha detto che queste sono delle trappofauce. Preferivo non saperlo, santo cielo. Vediamo di andarcene da sto posto molto in fretta. No, piante tentacolari, no, ma che schifo. Ci sono i tentacoli dovunque. Oddio, oddio. Questa foresta mi vuole uccidere in diversi modi, non c'è che dire. Oh, soldati imperiali qua sopra, fate attenzione. No, signore, sile. Che brutta morte, che brutta morte. Lo posso tirare verso di me in qualche modo? No, volevo farlo finire nella pianta, ammetto. Ok, fatto fuori anche questo. Oh, no, un altro epuratore laggiù. Oh, si è fatto mangiare dalla pianta. Oddio, se riesco a pingere di sotto è fatta. Se ancora più sotto. No, ho finito la forza. Ho finito la forza, porca di quelli per porca. Signore, non mi legni. Ok, eccolo che arriva, rallentone. Vai pianta, vai pianta, è tuo momento. Pianta, perché non te la sei mangiato? Ma dai. Ma porca di quella iper porca. Ok, ecco fatta, ecco fatta, ecco fatta. No, ancora una volta è riuscito a sfuggire. Stati buono. Ok, sei esattamente dove ti volevo. Vola di sotto, bastardo. Sì. No, beh, signore, sì. Signore, cosa sta facendo? Signore, sta precipitando molto lentamente. Scusate. Cos'è? È la caduta più pirla della... Ok, facciamo finta di nulla, diciamo che è morto e tanti saluti. Ok, mi sa che anche noi dobbiamo saltare di sotto. Oddio, qua si spacca tutto. Oddio, porco cane. Ecco perché signori di prima adesso prima di tutto. No, no, ne possiamo parlare da persone civili. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba inquietantissima? Andate via, tentacoloni. Ma porco cane, c'è Cthulhu anche qua. Ma dimmi te, Cal, sali velocemente. Sono dovunque. No, più veloce. Sali più veloce, sali più veloce. Ma va... Ok, ok, vabbè. Aspetta, 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 cosa ti raccraniate, sicuro? Aia,
Ma ha fatto male, Arimo. Calcurati. Calcurati, veloce, veloce, veloce. Porca di quelli per poca. Si sono alleati tra di loro? Maledetto. Vieni qua, vieni qua. Ok, te ci muori tantissimo. Perfetto, fatta fuori. Ora non mi resta che occuparmi di sto cavolo di ragno fastidioso. Ok, e vabbè, gli stiamo facendo una moria di danni. Porca. Aia. Ah, ma ha fatto male, Arimo. Rallentone e ti riempio di bottone adesso. Ok, ok. Ai, porco di quella porca. Sto ragno è anche troppo potente. Ok, occhio, 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 occhio. Fatto fuori. Ok, 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 ok. Sì, ma mi sono fatto decisamente troppo, troppo male. Ok, guarda, mi hanno fatto sprecare una marea di steam, porco cane. Mio Dio, questo posto è troppo inquietante. Vi prego, datemi un punto per la meditazione. Allora, qui dobbiamo fare il classico wall run 1, wall run 2. E endo vado? Endo vado! Aia! Non hai visto un posto del genere? No, è per un valido motivo. Nemmeno io. Il lago delle origini. Ok, guarda qua, è pieno zeppo di animali letteralmente dovunque. E ci sono anche delle strane piante. Ok. Sembrano tipo dei brufoli giganteschi. Mi sa che ci possiamo saltare sopra e probabilmente ci proietteranno verso l'alto. Peraltro, ascoltando un paio di eco, ho scoperto che non solo i partigiani stanno continuando a proseguire all'interno della foresta cercando di fermare l'impero, ma soprattutto Saw Gerrera è fuggito dal pianeta perché secondo lui la battaglia ormai era persa e ha avuto una discussione con Mari, la tizia che ci ha contattato effettivamente sulla navetta e che ci ha detto dove si trova Tarful, il che vuol dire che tra loro due i rapporti si sono interrotti e i partigiani rimasti sul pianeta stanno tentando di cavarsela da soli. Buono dai, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel video di una serie che vuol dire che scegliere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Sì però, ma che posto brutto ragazzi, ma è brutto. Ciao ciao.